restare al sud, nella propria terra, per farne uno dei centri iperbarici più attrezzati d'Italia, per mettere fine ai tanti viaggi della speranza verso il nord. È la scommessa di un giovane medico pugliese, Luciano Allegretti, originario di Conversano, ma trapiantato a Lecce per necessità legata al suo impegno in un centro di medicina subacquea e iperbarica, l'ultimo nato dopo quelli di Bari e Gallipoli, e dove ogni giorno si recano decine e decine di pazienti affetti da svariate patologie, come fratture difficilmente consolidabili, ipoacusie improvvise o lesioni vascolari. Quello che vorrei è, insomma, che la gente possa avere consapevolezza del fatto che ci sia questa possibilità e che i medici di famiglia, gli specialisti, possano ritenere, possano essere consapevoli dei limiti e dei benefici dell'ossigenoterapia iperbarica. Un centro, quello di Lecce, convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale, ad avvalersi ancora dell'esperienza storica di uno dei più grandi luminari della medicina salentina, il professor Antonio Gismondi, uno dei precursori dell'OTI in Italia, tra le branche di medicina ancora ai più misconosciuta. Una scommessa che il giovane dottore Barese è intenzionato a vincere. Dare un'altra possibilità, una possibilità che al nord è utilizzata tantissimo, qui al sud purtroppo c'è resistenza a questo tipo di trattamento.